quest'opera rappresenta una svolta di fatto, perché in un'epoca difficile per il trasporto pubblico locale, dove spesso si parla di tagli, comunque di minore risorse, a fronte, nonostante che ci sia, come dicevo, un aumento della domanda, oggi noi di fratto qui presentiamo un'opera importante perché è strategica per la mobilità metropolitana, 12 milioni di utenti dell'area Le Gru, 2 milioni di utenti dell'area Decathlon, 450.000 spostamenti da e per Torino quotidianamente di quelli che vengono chiamati city user, cioè le persone che di fatto lavorano, studiano o comunque hanno dei punti di riferimento nella città. Oggi abbiamo messo una pietra importante perché quest'opera diventa realtà. Tanto abbiamo visto anche Virano alla presentazione, quindi è collegata comunque anche tutto il sistema della TAV. Sì, questa è stata una parte importante della riflessione che è stata fatta per arrivare ad oggi, l'inserimento di questa progettazione dentro la grande opera Torino-Leone, affinché davvero questa linea possa portare anche degli servizi e dei benefici al nostro territorio. Virano era qui in rappresentanza dell'osservatorio, tante sono state le riunioni dell'osservatorio per arrivare a una coabitazione dei due progetti in fase tecnica, di analisi tecnica. L'impronta che l'agenzia ha dato all'interno dell'osservatorio si vede, perché abbiamo lavorato proprio per determinare questa coabitazione dei servizi. Di fatto la sua presenza segna la fine di un percorso comune importante. La soddisfazione che emerge dalle parole di Claudio Lubatti, presidente dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana di Torino, è sintomatica di un gioco di squadra funzionale. Regione e provincia di Torino non possono che concordare. Un'altra opera nell'ambito proprio della programmazione sulla parte dei trasporti, quindi un obiettivo ancora in più che si raggiunge. Sì, un obiettivo che si raggiunge, confesso che sono obiettivi complessi da raggiungere, c'è un grande lavoro di preparazione, come succede soprattutto per quanto riguarda la mobilità bisogna pensare in tempo, questo fa parte di un sistema coordinato, l'SM5, il sistema metropolitano, una sorta di RER parigina, quindi favorisce la mobilità, il trasporto locale e quindi risolvendo anche un problema di carattere ambientale, che è il grande problema che ha Torino. È stato complesso perché bisogna mettere assieme soggetti diversi e soprattutto trovare le risorse, che oggi è il tema, come dire, principale, ma mettendo assieme risorse della Regione, delle Ferrovie dello Stato, gli ITRM attraverso le compensazioni, un'azione di regia che abbiamo svolto noi, una connessione con tutto il sistema della viabilità, siamo riusciti a trovare un'intesa all'interno di questo condominio, ci sono le risorse, ci sono i progetti. Oggi noi siamo andati a dimostrare quanto l'impegno della Regione possa dare una doppia risposta, una risposta a due domande, alla domanda di mobilità, alla domanda di trasporto, di garanzia, di continuità della prestazione dei servizi di trasporto pubblico, ma soprattutto del loro miglioramento, e contemporaneamente la domanda di miglioramento della qualità dell'aria e quindi di qualità della vita della comunità che vive nell'area metropolitana torinese. Sono milioni le persone interessate da questo servizio. Una volta che entrerà a regime, sono milioni i torinesi, i piemontesi che potranno accedere a servizi essenziali, pensiamo ai servizi sanitari offerti dall'ospedale San Luigi, con maggiore comodità, riducendo i tempi e accorciando le distanze e contemporaneamente dando un importante contributo alla riduzione delle emissioni d'atmosfera. Per regione e provincia può essere anche tempo di bilancio di mandato? Negli ultimi 4 anni come è cambiata la mobilità proprio anche in questo caso? Ma la mobilità ha sofferto dei pesantissimi tagli che vi sono stati da livello centrale, che sono stati operati dallo Stato. La Regione ha cercato di compensare rispondendo appunto a dei bisogni che rispetto alle risorse invece non si riducevano. Questo è un esempio di quanto la Regione è riuscita a fare nonostante un contesto finanziario che ha investito questo settore più che altri e che ha determinato delle sofferenze pesantissime che con fatica si è tentato di superare. Il bilancio è tutto sommato positivo, ma appunto oggi casualmente manifestiamo una prova concreta di questi sforzi e del fatto che appunto alla fine di tutto, nel momento in cui si tira una riga, si fanno le somme, si può dire che un importante lavoro è stato fatto e si può mantenere comunque la schiena dritta e la testa alta.
Torino è cambiata, questo mi sembra come un lavoro, una considerazione, come dire, anche abbastanza arcinota. È chiaro che insieme a Torino noi abbiamo fatto un'operazione, è chiaro che Torino è stato un elemento di traino, soprattutto nel 2006. Noi abbiamo lavorato cogliendo queste grandi occasioni per trasferire un po' anche all'esterno del comune capoluogo una serie di iniziative. L'abbiamo fatto per il 2006 occupandoci delle zone di montagna, perché le Olimpiadi sono fatte in montagna, sulla viabilità, sul sistema tangenziale, su una serie di opere di connessione. Quindi oggi il sistema è molto più infrastrutturato e meno male che l'abbiamo fatto in passato, perché adesso non ci sono risorse. Quindi è sicuramente un territorio dal punto di vista infrastrutturale, perlomeno per quello che conosciamo noi, quello che ci occupiamo noi, viabilità in modo particolare il trasporto locale, sicuramente più servito. E poi c'è il grande risultato della infrastruttura dell'inceneritore, del termovalorizzatore, anche lì localizzato da noi, anche attraverso un'opera regia, e poi il grande lavoro compiuto e che stiamo sempre compiendo sull'alta velocità Torino-Lione. L'ultima parola spetta naturalmente ai sindaci interessati. Decisamente contento per questo viaggio. Proprio di sì, oltretutto, cioè, portare a termine delle cose di questi tempi, guardi, è una roba, è una di quelle soddisfazioni incredibili, impagabili. Impagabile anche perché c'è stato veramente un lavoro molto importante dietro, cioè far nascere una ferrovia metropolitana che, se vogliamo andare dietro nel tempo, c'era fino al 58, c'era il trenino che arrivava a Orbassano, poi si sdoppiava e andava già a Gemello Cumiana, ma farla rinascere di nuovo dopo anni e anni che non esisteva è una soddisfazione importante. Lo dicevo prima, non è solo un traguardo importante per il trasporto pendolare, quindi lo scarico della movimentazione che va verso Torino, che passa per Bignasco, ma ha una valenza decisamente ampia. Abbiamo visto anche qui stamattina un forte gioco di squadra, perché solo così si riesce a trovare la giusta sinergia. Assolutamente sì, credo che le istituzioni hanno dimostrato la massima concordia, tutti hanno messo qualcosa in gioco, noi rinunciando a prerogative che potevano essere a quote di compensazioni che ci spettava, mettendole intorno a un progetto strategico metropolitano, RFI investendo, la Regione investendo la propria parte, quindi credo che questo condominio che abbiamo descritto stamattina, che solitamente si presenta come litigioso da un punto di vista politico, ha saputo invece andare oltre e proporre ai cittadini un'infrastruttura importante, quindi un paio d'anni di lavoro deciso, intenso, e credo che poi, insomma, regaleremo all'area metropolitana un'infrastruttura straordinaria.